tornati al cinema. Ciao a tutti amici e ben ritrovati sempre qui al Cinema Multisala La Petite Lumière di Belluno. Ci sono tante novità in arrivo questo weekend e non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme i titoli che vi aspettano in sala. Il primo film che vi presentiamo è Snake Eyes, G.I. Joe, le origini. Spin-off del celebre G.I. Joe, incentrato sul personaggio di Snake Eyes e sull'universo fantastico dei ninja. Snake Eyes, tu mi hai salvato la vita. Perché? Ti ho guardato negli occhi. Ti ho visto onore. Ho un debito di sangue con te. Per 600 anni il nostro clan ha portato pace e stabilità al Giappone, insieme ai nostri alleati, i Joe. La pellicola vede come protagonista Henry Golding nel ruolo di Snake Eyes, che durante tutta la pellicola sarà accompagnato in ogni sua missione dal suo fedele lupo domestico, Timber. Avrò bisogno di guerrieri come te per fermare i Cobra. Cos'è Cobra? La maggiore organizzazione terroristica del pianeta. Vogliono scatenare una guerra. Mi dispiace. Non è la mia guerra, perché ho avuto sfortuna per tutta la vita. Non posso darti un nome o un passato. Posso però offrirti uno scopo. Cobra ti distruggerà. Passiamo ora all'horror Old, l'ultima fatica del regista M. Night Shyamalan. La mente che ha creato Il sesto senso e Split ci porta in un nuovo ed incredibile viaggio, inaspettato. Siamo arrivati? Hai detto 5 minuti. Sono passati più di 5 minuti. Cominciamo tutti a rilassarci. Wow, ci credete che l'ho trovata online? Non è un posto così segreto. La pellicola è liberamente ispirata alla graphic novel Castelli di sabbia e vede come protagonista una famiglia che parte per le vacanze. Ma arrivata alla spiaggia, nulla è come sembra. Che cosa mai succederà in quest'isola? Vi aspettiamo al cinema per scoprirlo. Mi guardi così. Dobbiamo lasciare la spiaggia. La gente sviene se va da quella parte. Chi arriva in cima ha una possibilità. Perché si ferma? Perché si ferma? Cara, svegliati! Svegliati! Loro sanno cosa fa questo posto. Non lo so! Bugiarda! Guarda, che cos'è? Un messaggio. Vai! Non ci lasceremo mai. Niente può separarci. C'è qualcosa di più grande. Come vedete, è uscito Black Widow, il nuovo spy thriller targato Marvel Studios, interpretato da Scarlett Johansson. Non sai tutto di me. Ho vissuto molte vite. Prima di diventare un Avenger. Prima di avere questa famiglia. Ho commesso errore per scegliere tra quello che il mondo vuole che tu sia. E chi sei veramente? Siamo nel pieno della fase 4, iniziata con le miniserie WandaVision, Falcon and the Winter Soldier e Loki. Dobbiamo tornare dove tutto è iniziato. Dove pensavi che fossi stata finora? Abbiamo dei conti in sospeso. Le mie ragazze sono le ragazze più toste del mondo. Mi dispiace.
Sì, avevamo degli ordini e abbiamo interpretato i ruoli. Non era reale. Era reale per me! Dopo gli eventi di Capitan America Civil War, Natasha Romanoff, conosciuta anche come Vedova Nera, si ritrova da sola ed è costretta ad affrontare il suo passato. Ma una nuova minaccia incombe su di lei. Tu eri tutto. Portala a casa. Metti la cintura. Non fare la mamma. Una cosa è certa. Non voglio più fuggire dal passato. Ora vi parliamo del ritorno di un grande cult, rimasterizzato in 4K Digital Cinema dalla pellicola originale. Stiamo parlando della trilogia de Il Signore degli Anelli, il capolavoro di Peter Jackson che ha fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo. E questa settimana vi aspetta al cinema il primo capitolo, La Compagnia dell'Anello. Era vicina. Ma il potere dell'anello non poteva essere sopraffatto. Fu in quel momento, quando ogni speranza era svanita, che Isildur, figlio del re, afferrò la spada di suo padre. La pellicola vi aspetta in sala fino a domenica 25 luglio. L'anello passò a Isildur, che ebbe quest'unica possibilità di distruggere il male per sempre. Ma il cuore degli uomini si corrompe facilmente. E l'anello del potere ha una volontà sua. La leggenda divenne mito e per 2500 anni dell'anello si perse ogni conoscenza. Finché, quando si presentò l'occasione, esso irritì un nuovo portatore. E la mia gioia è mio, il mio tesoro. Ed anche per quest'ultimo weekend di luglio, un po' piovoso, vi abbiamo detto tutti i film in uscita. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi e vi aspettiamo la prossima settimana con tanti bei film e recensioni, sempre qui al Cinema Multisala La Petite Lumière di Belluno. E dato che piove, vi invito a venire al cinema.